Bene, amici di telefono.net, bentornati. Omnia W, telefono che proviamo oggi, un Windows Phone. Confezione, non abbiamo purtroppo la confezione di vendita, ma vediamo come troveremo dentro un cavo USB, micro USB, il caricatore della batteria molto piccolino con jack micro USB e il cavo delle cuffie con jack da 3,5, cuffie standard, non in ear. Come vediamo, il telefono è un full touchscreen. Andiamo qui dietro a far leva per aprirlo. Batteria 1500 mAh, arriva a sera senza troppi patemi d'animo. Qui slot per la SIM card, non c'è lo slot per la micro SD perché il telefono, come tutti i Windows Phone, non la prevede. Ha 8 GB di memoria integrata. Belli i materiali, cover posteriore in parte metallica, in parte in materiale plastico, comunque ben assemblato, non dà problemi di scricchioli. Teniamo premuto per accendere, mentre il telefono si accende, come vedete display completamente nero con scritte bianche, quindi Super AMOLED, 3,7 pollici, 800x480 pixel, molto belli. Diciamo che Windows Phone 7 secondo me ha bisogno di un Super AMOLED perché queste schermate nere e bianche risaltano questo tipo di display. 58x116x10,8 mm, 115 grammi il peso, quindi un telefono molto molto leggero. Solidità, come dicevamo prima, molto buona, buoni materiali, secondo me il design è forse un po' anonimo, comunque ottime le dimensioni. Davanti abbiamo la camera frontale per le videochiamate, in questo caso Samsung inserisce il proprio programma per le videochiamate classiche, è l'unico Windows Phone che le fa. Posteriormente camera da 5 megapixel con il flash LED, l'altoparlante di sistema, lato destro con il pulsante accensione e spegnimento blocco e pulsante fotocamera che, come su tutti i Windows Phone, se premuto a lungo sblocca anche il telefono e fa passare rapidamente in modalità fotocamera. Lato sinistro con i pulsanti per il volume, sopra jack da 3,5 per l'uscita audio e il secondo microfono per la soppressione dei fruscii. Accendiamo Windows Phone, manca purtroppo il LED di notifica. Processore da 1 GHz, andiamo sulle informazioni di sistema, così vi faccio vedere. Disponibili dagli 8 GB di memoria, 6,67 per l'utente. Noi stiamo provando non l'ultimissima versione firmware, stamattina mi ha notificato la presenza di una nuova versione firmware, non l'ho installata. Leggendo sul forum vedo che molti hanno avuto problemi di bloccaggi estemporanei, soprattutto con l'ultima versione software, quando arriva un messaggio del telefono in tasca e si preme per caso start. Io ho provato a fare un po' di prove di questo tipo, sinceramente il telefono non si è mai bloccato, è sempre funzionato in maniera fluidissima. Per farlo funzionare così fluidamente c'è dietro un processore da 1,4 GHz single core, 4 bande Edge, 2 HSPA, Wi-Fi BGN monoband, funziona anche come hotspot Wi-Fi, è questa funzione qua, internet condiviso, funziona bene, l'ho provato con il computer, non ho avuto problemi a configurare l'hotspot. Bluetooth 2.1, solo audio come tutti i Windows Phone, giroscopio, accelerometro e GPS che prende anche molto bene. Collegamento con cavo dati, sì, ma solamente come caricabatterie, oppure collegamento Zoom, quindi col programma per Windows, o con Windows Connector, che è il programma per Mac per spostare i contenuti multimediali da e verso il telefono via cavo. Sistema operativo Windows Phone Mango 7.5, brandizzazioni ovviamente su Windows Phone non se ne possono fare, però Samsung qui ci mette del suo. Cosa vuol dire? Vuol dire che aggiunge una serie di programmi, primo fra tutti quello che abbiamo visto prima, quello della videochiamata, che personalizzano un pochino il telefono. Come vedete possiamo fare la videochiamata classica, cosa molto interessante per chi per esempio non ha un piano dati, anche se Windows senza piano dati ha poco senso. Possibilità anche di
condividere video, foto, musica via DLNA. Io ho provato a condividere un filmato con la mia TV che casualmente è Samsung e non ha avuto nessun tipo di problema. C'è anche questo programmino Fun Shot per scattare foto divertenti, ma poi magari ve lo farò vedere più approfonditamente quando andiamo nella parte multimediale. Insomma, Samsung ci mette del suo proprio con una ricca dotazione di programmi. Parliamo ora della parte telefonica. Andiamo qui al telefono, chiamiamo Enel, attiviamo la mia voce, alziamo il volume. Benvenuto in Enel Servizio Elettrico, società di Enel che opera nel servizio della maggior tutela. I suoi dati saranno trattati per dar corso alla richiesta. Allora, dico subito che la parte telefonica di questo Samsung Omnia a me è piaciuta moltissimo. Ha un ottimo audio, soprattutto dalla capsula auricolare integrata. Dal mio voce non è altissimo, ma comunque si fa sentire, e soprattutto anche la ricezione non dà mai problemi, quindi una parte telefonica sicuramente da promuovere. Come sapete, rubrica di Windows Phone molto social, tra virgolette, si possono inserire vari account Gmail, account Facebook, account Twitter, e tutti i contatti vengono mostrati con le relative attività, quindi si può vedere cosa stanno facendo i nostri amici, i nostri contatti in quel momento, si può andare a fare una ricerca veloce. Unica cosa che da non confondersi tasto ricerca col tasto ricerca dei contatti, perché il tasto ricerca va solamente su Bing, cerca sul web, cerca le canzoni, una sorta di Shazam integrato nel telefono, o può scattare un codice, una foto, un codice a barre e andare su internet per restituirci il risultato. Parliamo adesso di messaggistica. Come sapete, le mail di Windows Phone sono particolarmente performanti, secondo me sono quasi perfette. HTML che funziona molto bene, pinch to zoom velocissimo, gestione cartelle IMAP, possibilità di spostare i messaggi nelle varie cartelle, divisione tra da leggere, contrassegnate, urgenti o tutte, possibilità di collegare le inbox. Io per esempio qui ho tre caselle di posta e ho le inbox assolutamente collegate, possibilità di segnalare e disegnare più messaggi. Adesso vi faccio vedere le cartelle, qua posso andare a vedere inbox per inbox. Insomma, una gestione delle mail davvero molto molto valida, ovviamente supporta push e exchange. Parlando di SMS, MMS ed altre messaggistiche, andiamo qui nel tab messaggi. Cosa interessante, si può impostare il proprio stato nelle chat di Facebook e di Messenger direttamente dal tab dei messaggi, ed è una cosa davvero veloce farlo. Quindi noi saremo sempre online con questo telefono, ovviamente se lo vogliamo, e i messaggi Facebook o Messenger li vediamo direttamente nelle conversazioni assieme agli SMS, cosa davvero comoda e integrata. Parliamo di browser web, andiamo qui in Internet Explorer, andiamo su telefonino.net. Velocità di caricamento e fluidità davvero ai massimi livelli. Come altri Windows Phone, anche qua abbiamo davvero sia una navigazione sia una velocità di caricamento davvero davvero invidiabili. Come vedete, guardate che velocità di caricamento e anche di pan nella pagina. È presente la possibilità di far vedere il telefono come desktop, come se il telefono fosse un desktop e non un apparato mobile. Infatti il Corriere della Sera, come vedete, ci si apre come sul PC. Come vedete, anche il Corriere, che è una pagina comunque pesante, viene assolutamente aperto in maniera velocissima. Purtroppo non è presente il flash, non lo sarà mai, dichiarato che non ci sarà mai flash su questo tipo di device, ma diciamo che sui device mobili potrebbe essere una mancanza di secondo piano. Torniamo alla home, facciamo un po' fatica a rigirarsi in verticale il telefono. Parliamo di multimedialità, entriamo nella fotocamera. Ho qui
il suo caricabatterie che usiamo come soggetto. Vi faccio vedere le impostazioni possibili. Risoluzione della foto, come vedete, massima 5 megapixel. Purtroppo non è possibile fare fotografie in 16 noni. Ok, una volta che ci siamo, qua sopra, primo click messa a fuoco, secondo click scatto. Molto buone le fotografie, possibilità di rivedere la foto che abbiamo appena scattato, possibilità di condividerla velocemente su SkyDrive, su Facebook o su Twitter. Parlando invece di video, vabbè, passiamo sempre dalla fotocamera e schiacciamo il tab per andare ai video. Qui vi faccio vedere la risoluzione massima, che è la 720p, e lo lasciamo in 720p. I video sono buoni, vengono girati bene. Quando partiamo con la registrazione non c'è più la possibilità di zoomare, quindi dobbiamo eventualmente decidere a priori il livello di zoom. I video li ritroviamo insieme alla musica, scelta strana da parte di Microsoft, ma così è, insieme anche alla radio, perché il telefono ha una buona radio FM. Vi faccio vedere sia un video classico concept movie, classico video che faccio vedere sempre, ha un'ottima resa su questo display e anche la fluidità è notevole. Unico problema è il passaggio del video, bisogna per forza passare da Zoom o da Windows Connector per caricare il video. Questo invece è un video che abbiamo girato direttamente al telefono e anche qua la qualità è più che buona. A me è piaciuta molto la qualità dei video di questo telefono, li ha fatti davvero davvero bene. Torniamo indietro. Piccolo problema con i video è per esempio il caricamento e l'esportazione dei video, perché possiamo farlo solamente con il cavo. Su SkyDrive vengono caricate solamente le foto, anche con l'applicazione dedicata che abbiamo trovato nel marketplace. Non c'è Dropbox. Su YouTube anche qua non possono venire caricati, quindi è un po' diciamo frustrante condividere i video con l'esterno. Vi parlavo dei programmi appositi di Samsung. Il primo era questo Fanshot, che consente di scattare foto particolari. Si possono selezionare degli effetti e poi scattare la fotografia con questi vari effetti di movimento, ma possiamo anche andare a modificare fotografie già scattate con Photo Studio. Questo è un altro programmino simpatico che ci consente sia di modificare le foto scattate, ma anche di fare scatti particolari, per esempio scatti con questo effetto lomo, quindi un effetto ombreggiato ai bordi. Finiamo la multimedia con la musica. Ovviamente presente il marketplace di Zoom. Andiamo qui nella musica, vi faccio ascoltare Bublé. Parte audio buona, la solita scelta di Microsoft, che non condivido assolutamente, di tenere un volume unico per suoneria e per parte multimediale. Per esempio io vorrei la suoneria al massimo, ma non vorrei la musica al massimo, non posso decidere di farlo, e questa è una cosa un pochino antipatica. Torniamo indietro. Marketplace sta crescendo, mancano ancora molte applicazioni direi fondamentali, cito una per tutte, Dropbox per esempio, però sta crescendo. Samsung Zone, una serie di programmi consigliati e scritti per questo Samsung, anche qua c'è poca attenzione nel market, secondo me. Per esempio c'è questa applicazione 3.it, dove c'è scritto solo H3G, in realtà se la scarichiamo, io ho provato, ho H3G, l'ho fatto, porta solamente ai link del sito 3UK, quindi un pochino più di attenzione sul marketplace se vogliamo che questo Windows Phone sfondi veramente. Per quanto riguarda il business, perfetto il calendario, perfetta la parte Office che si sincronizza perfettamente con SkyDrive. Questi sono i file che io ho su SkyDrive, posso tranquillamente aprirmeli, salvarli e modificarli in veramente velocemente.
Office da questo punto di vista funziona davvero alla grande. Un telefono che costa di listino 349 euro, ma che in realtà si trova facilmente intorno ai 280 euro, e che per chi vuole un Windows Phone compatto 3,7 pollici, leggero, sottile e con una parte telefonica ottima, è davvero una scelta vincente. Per telefono.net, Andrea Galeazzi.